Salve a tutti ragazzi, sono Barbara Streisand. Barbara Streisand. Vabbè ragazzi, a parte gli scherzi, sono Peter. Come vedete non sono morto, ma dopo circa una settimana di assenza torno finalmente con questo video, che sarà un video di considerazioni finali sull'evento Marvel che ci ha accompagnato in questi ultimi mesi. So che molti di voi staranno pensando: che palle, che ci frega delle tue considerazioni finali su Assedio, l'ho detto sui su Assedio. Però ragazzi, perdonatemi, ma veramente, tra le altre cose, questo è il video che mi sembrava un po' più interessante e che mi andava maggiormente di fare, quindi per oggi passatemela. Comunque, come ho già detto, andremo a parlare del finale di Assedio, questa saga che si è composta di 4 numeri ed è conclusa proprio un paio di settimane fa. Il quarto numero è uscito a metà gennaio, se non prima, sì, verso l'inizio di gennaio. E per l'occasione ho anche indossato una felpa particolare che adesso vi mostrerò, e molti di voi sicuramente già l'avranno vista perché ho pubblicato, quando l'ho comprata, una foto su Facebook sul mio profilo personale, e quindi magari alcuni di voi già l'hanno vista, però altri no. Comunque ve la mostro, è della Marvel, si vede, sì. Abbiamo, allora, cominciando da sotto, Spider-Man, poi qui Iron Man, Silver Surfer, Wolverine. Qui abbiamo Luke Cage, che non si vede perché ci sono i laccetti, eccolo al centro. Poi Thor, Hulk e la cosa qui. A me personalmente piace moltissimo, quindi spero che piace anche a voi. Se nel caso vi piace potete tranquillamente cliccare mi piace qui sotto, altrimenti non fa niente. Comunque mi piace moltissimo, anche perché comunque il primo personaggio è Spider-Man, e come sicuramente saprete il mio personaggio preferito Marvel è proprio Peter Parker, quindi... Tornando all'Assedio, vi darò quindi le mie considerazioni personali sui numeri 3 e 4 che concludono questa saga. Però prima vorrei spendere qualche parolina su altri due volumi. Il primo è Assedio Zero la Cabala, che già ho mostrato nei video acquisti di dicembre, sì, che mi è stato regalato da Spider-Man 88, che nuovamente ringrazio e saluto, e che effettivamente non è un volume essenziale ai fini della narrazione principale di Assedio, però è molto bello da leggere perché mostra chiaramente come l'idea di Assedio nasca nella mente di Osborn per poi arrivare alla sua reale concretizzazione. Ad esempio abbiamo questa tavola in cui è illustrato un dialogo di Osborn con se stesso, più che altro con il suo alter ego, ovvero Goblin, che in qualche modo lo spingerà ancora di più ad invadere Asgard. Ancora sempre in questo numero avremo un conflitto con Victor Van Doom, che però poi si rivelerà essere un falso Dottor Destino, fino ad arrivare effettivamente poi alla conclusione, dove vedremo Loki che concluderà l'opera di convincere Osborn ad attaccare Asgard in queste scene così finali. C'è anche una tavola molto molto bella di Thor, questa, davvero molto pittoresca, molto molto bella. E poi altra cosa interessante secondo me di questo volume sono queste schede che ci sono all'interno. Praticamente sono delle ogni storia, ogni personaggio occupa una pagina e viene raccontata le origini di quel personaggio, che sono un po' i personaggi principali che prendono parte ad Assedio. Qui abbiamo Capitan America, ovvero Steve Rogers. Poi ancora abbiamo Iron Man, e da quest'altro lato Thor. Sono davvero delle belle schede che in una pagina soltanto riassumono la vita, la nascita di questi eroi. Un altro Capitan America, che è quello ufficiale ormai, vabbè, ma ne parleremo più avanti, che è Bucky Barnes. Su quest'altra pagina invece abbiamo il nostro amatissimo uomo ragno di quartiere, tavola disegnata da niente poco di meno che John Romita Jr., molto molto bella. E così via, abbiamo poi altri nomi come Goblin, quindi anche dei cattivi, Loki, ancora puntino più avanti, vediamo un attimo, Hood, il supercriminale, Ares, Dottor Destino, Wolverine, Sentry, che ha un ruolo fondamentale in tutta quanta la saga. Quindi fondamentalmente ho trovato un numero molto interessante che personalmente vi consiglio di recuperare se ne avete l'opportunità. Tanto i capelli vanno a caso, ma
non ci badiamo. Il secondo numero di cui volevo parlarvi è Assedio Speciale, che è una novità, infatti è uscito circa una settimana fa, più o meno, al prezzo di 5,30€, prezzo motivato dal fatto che le pagine sono abbastanza, cioè un volumetto piuttosto corposo, non come i volumi singoli di Assedio, quindi un volumetto abbastanza ricco. All'interno troviamo 5 storie più o meno autoconclusive, che raccontano Assedio sotto altri punti di vista. Infatti nella prima storia il protagonista è Loki, lo vedremo infatti impegnato in diverse vicende riguardanti per lo più altri personaggi mitologici della mitologia, diciamo, non soltanto nordica, fino ad arrivare appunto all'inizio effettivo di Assedio, del punto dell'assedio di Asgard. Purtroppo la storia si conclude in questo modo, con Loki che sta per andare all'azione, e quindi non è proprio effettivamente autoconclusiva, perché poi, come viene detto anche qua sotto, continua su Assedio 4 e Thor 141, che io non ho letto, però eviterò. La seconda storia invece per il protagonista Alexander, il figlio di Ares, che come sappiamo è stato ucciso da Sentry nel secondo volume, e in questa storia vedremo la reazione del ragazzino alla notizia della morte del padre. Vedremo che ne combinerà delle belle, diciamo, darà qualche noia al presidente degli Stati Uniti, quindi ecco, sarà una storia molto carina da seguire, ed effettivamente è l'unica storia realmente autoconclusiva all'interno del appunto del volume. La terza storia apre protagonista il nostro amatissimo Uomo Ragno, che finalmente, dico finalmente, se la vedrà con il neo Venom, ovvero Meg Gargan, che si fingeva Spider-Man nei Vendicatori di Osborn. Finalmente avrà una bella rivincita e sarà aiutato anche da quella gnocchissima, adesso non trovo una tavola degna di nota, la gnocchissima Miss Marvel. Vediamo un po' se trovo qualcosa da mostrarvi, vabbè, anche qui si può vedere. Che insomma si darà un bel po' da fare insieme a Peter per sconfiggere Venom, e poi i due, sconfitto il nemico, torneranno su Asgard per continuare la battaglia, che anche infatti questa storia si conclude con la scritta "continua su Assedio 4". Tra l'altro in questa pagina sembra che Miss Marvel possa provare qualcosa per il nostro Peter. Chissà, fosse in Peter io sinceramente ci proverei, perché ok Mary Jane, ok Gwen Stacy che è morta, però cazzo, Miss Marvel è un bel bocconcino, quindi non ce lo facciamo scappare se c'è possibile. La quarta storia invece ha un gruppo, per protagonista un gruppo di personaggi che io personalmente amo moltissimo, anche se purtroppo non li seguo tanto, ma forse recupererò qualcosa se ne avrò l'occasione, e sono i Giovani Vendicatori, che sono un gruppo molto molto carino, perché poi si rifanno ai Vendicatori originali, ecco, ad esempio questi sono alcuni di loro, ne mancano due principalmente. E vedremo delle vicende all'interno davvero molto belle, e poi vabbè, ovviamente anche questa storia si concluderà con il continuo su Assedio 4. Mentre l'ultima storia ha per protagonisti i due Capitan America, ovvero Steve Rogers e Bucky Barnes, che dovranno aiutare dei civili in difficoltà a causa della caduta di Asgard, e anche questa storia, come le altre, finisce poi con la continuazione su Assedio 4. Anche questa è una bella storia, vi mostro qualche tavola, davvero carina. E quindi voglio dire, un volume abbastanza bello tutto sommato, ecco, questa è la tavola conclusiva, molto bello. Ad esempio sono anche bellissime da far notare, secondo me, le copertine americane, che mostrano, ecco, le copertine delle singole storie one shot, come si può leggere sopra, che praticamente unite formavano un'unica copertina. Infatti qui vediamo chiaramente che la copertina di Capitan America, questa qui, si univa con quella dell'Uomo Ragno, che a sua volta si univa con quella di Loki. Infatti qui esce, no, si vede un po' il braccio di Peter, che si univa con quella dei Giovani Vendicatori, questa qui, e che finalmente poi in finale si univa con l'ultima, con appunto Secret Warriors con Nick Fury. Quindi una bella trovata, da noi proposta, comunque con un'unica copertina, vabbè, non fa niente, comunque è stato piacevole leggere queste storie, quindi anche questo vi consiglio di recuperarlo se volete
avere qualche approfondimento su Assedio. Quindi cominciamo con l'analisi effettiva del terzo volume di Assedio, uscito a dicembre, che inizia laddove il secondo volume si era concluso, ovvero con l'atterraggio, letteralmente sulla testa di Osborn, dei Vendicatori Uniti, mostratoci in questa tavola grandiosa da Oliver Coipel. Davvero una tavola bellissima, che secondo me non ha bisogno di parole per descriverla, perché è davvero fantastica. E niente, ammiratela perché veramente merita. Quindi comincia effettivamente lo scontro tra gli uomini di Osborn e i rinforzi giunti finalmente ai poveri asgardiani, che se la stavano davvero vedendo brutta. Tra l'altro fa anche la sua ricomparsa, il suo grande ritorno, Iron Man. Vediamo qui, tornato effettivamente, e crea molti problemi a Osborn, causando un cortocircuito della sua armatura. Comunque il fatto chiave di questo terzo volume è creato da Robert Reynolds, alias Sentry, che durante un orgasmo multiplo, molto probabilmente, inizia a schizzare a destra e a sinistra come una pallina matta e crea una roba assurda. Infatti vediamo questa tavola, questa, dove vediamo ci sono queste enormi onomatopee, queste qui, praticamente che recitano fa-boom, oppure la terza boom, ma io mi soffermerei soprattutto sulla seconda, che è, cerco di leggerlo nella maniera giusta, craca-fa-boom, cioè immaginate un rumore che fa con l'onomatopea craca-fa-boom, anzi no, craca-fa-boom con due K, cioè è una roba impressionante, quindi immaginate la confusione che crea Sentry, portando, ahimè, a questo. Tavola grandiosa anche questa, sia nel terzo che nel quarto volume ci sono, diciamo, queste tavole molto apocalittiche. Questa descrive la caduta letteralmente di Asgard sul territorio dell'Oklahoma. Ahimè, quindi Asgard è distrutta, Osborn, che vediamo qui con la marmellata di piselli sulla faccia, sembra ormai impazzito totalmente, non si capisce più un cacchio, e bellissima scena, Spidey gli azzecca un cazzotto, lo mette lo KO, e purtroppo i problemi non sono finiti, perché il vero problema non è più Osborn, e forse non lo è mai stato, ma è Void, ovvero questo tipo qui, questo mostro molto mostruoso, che è il demone interiore che si trova all'interno di Sentry, che è un po' la sua seconda coscienza, diciamo, che qui vediamo totalmente ha preso il controllo su Bobby Reynolds. E così si conclude il terzo volume. Passando al quarto volume, quindi, comincia lo scontro finale con Void, anche questo descritto con questa bellissima tavola iniziale, davvero un Coipel maestro grandioso. E in questo punto arriva una delle cose che non mi aspettavo, ma forse ci stava, però ci stava tutta. Loki comincia ad avere qualche rimorso per ciò che ha fatto, perché Asgard è distrutta e lui si sente in colpa per ciò che ha fatto, quindi cerca in qualche modo di aiutare i nostri eroi con un incantesimo. Infatti ottengono questa sorta di power up e cominciano lo scontro tremendo contro Void. Tuttavia questo mostro resiste, lo stesso Loki entrerà nella battaglia, ma avrà, diciamo, poche speranze, infatti farà una brutta fine, ed è effettivamente la seconda morte importante di Assedio dopo quella di Ares, cioè muore anche Loki. Ora spero di non aver fatto spoiler a nessuno, metterò nel link anche spoiler, però Loki muore. E tra l'altro prima di morire chiede anche scusa al fratello, dice mi dispiace fratello per ciò che ha fatto. Ora, diciamo, un po' mi ha lasciato allibito, perché Loki veramente non pensavo potesse morire assolutamente, veramente non ci avrei mai pensato. La seconda morte invece me l'aspettavo, ma me l'aspettavo di più, ecco, poi non ero sicuro. Comunque, una volta morto Loki, ricomincia lo scontro, che sarà concluso, diciamo, da un'idea di Iron Man, che utilizzerà l'elivivolo dell'Hammer, questo qui sotto, bombardato dai caccia americani, lo utilizzerà come un proiettile schiantandolo contro Void, che sconfitto farà tornare per un attimo in sé Bobby Reynolds, che qui vediamo in queste tavole totalmente ignudo, che con molta pietà
chiederà ai suoi amici eroi, più che altro forse ex amici, di ucciderlo per ciò che ha fatto. Quindi forse dopo tanto tempo Bobby Reynolds finalmente in questo frangente torna cosciente di sé, e in un momento appunto di totale controllo della sua mente chiede di essere ucciso, ma ottiene un netto no da Thor, che addirittura diciamo, gli dice semplicemente: devi scontare le tue pene per ciò che hai fatto. Però Void non è ancora morto, ovviamente non è ancora stato distrutto, e allora davanti a, diciamo, la rinascita, diciamo, di nuovo esce fuori il Void da Bobby Reynolds. Thor è, da questo punto di vista, diciamo, non aspetta altro, lo colpisce mortalmente, quindi uccidendo Bobby Reynolds, che poi sarà portato dallo stesso Thor vicino al sole, e qui abbandonato, i resti abbandonati appunto si bruceranno a causa dei raggi solari. E quindi un finale anche questo molto triste. Io personalmente non me l'aspettavo, cioè me l'aspettavo un tantino, ma non lo so, proprio è stato comunque abbastanza triste come finale. E ora non so se effettivamente queste due morti saranno due morti definitive. Come succede spesso nella Marvel, questi personaggi muoiono e ritornano continuamente. Lo si è visto ultimamente anche con Capitan America. Però effettivamente non sappiamo se torneranno oppure no. Se qualcuno per caso lo sa, poi me lo fa sapere. Comunque, tornando avanti, poi accade anche un'altra cosa che non mi aspettavo, ed è la cosa veramente più curiosa per il futuro, è che Steve Rogers, abbandonato definitivamente il ruolo di Capitan America nelle mani di Bucky, suo ex compagno di mille battaglie dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, diventerà il capo della sicurezza nazionale, il posto che aveva Nick Fury un tempo, poi passato a Tony Stark, avuto da Norman Osborn durante Dark Reign, arriverà a lui. Quindi sarà l'inizio di una nuova era, con un nuovo gruppo di Vendicatori, che qui vediamo in questa tavola conclusiva con i suoi personaggi principali: Luke Cage, Wolverine, il nuovo Capitan America Bucky, Spider-Man, Miss Marvel, Iron Man, Tony Stark, qui vestito come Dylan Dog, con camicia nera, con camicia rossa e giacca nera, Steve Rogers e Thor, che tornerà a far parte, da quello che capiamo, dei nuovi Vendicatori, dei Vendicatori. Quindi davvero un bel finale. Sono davvero curioso di vedere cosa accadrà, come si comporterà Steve Rogers senza la maschera di Capitan America. Cosa porterà, quali modifiche, quali novità porterà nell'universo Marvel, nella società americana di questo mondo parallelo. È stata una bella saga, anche perché non è stata troppo lunga, solo 4 numeri, quindi è stata piacevolmente eseguibile, ecco, non è stata eccessivamente lunga, accompagnata, come già ho ripetuto, da ottimi disegni, secondo me, disegni davvero davvero belli e meritevoli. Quindi queste sono le mie considerazioni, ragazzi. Mi è piaciuta molto, anche se effettivamente sì, porta qualcosa di nuovo, ma non lo so se effettivamente meritava e merita tuttora tutto il clamore che se ne è fatto. È stata sì una bella saga, però non è qualcosa di grandioso e così totalmente rivoluzionario. Sì, certo, d'ora in poi Capitan America non sarà più quello di prima, e Steve Rogers avrà questo ruolo totalmente nuovo in tutta quanta la storia della Marvel, credo. Però non penso sia una cosa così eclatante, non lo so. Le uccisioni che ci sono state ci volevano, perché senza alcuna uccisione, senza alcuna morte, non sarebbe stata una battaglia credibile, fondamentalmente. Sarebbe stata la classica storiella nella quale i buoni non muoiono mai. E anche se alla fine le persone che sono morte poi non sono, effettivamente erano quelle che erano forse le meno buone. A parte Ares, che come sappiamo inizialmente era con Osborn e poi si era rivoltato, e lo stesso Loki, che ha avuto quel momento di redenzione, che chissà poi che fine avrà fatto. Comunque, niente, se l'avete letto anche voi, ma credo proprio di sì, perché molte persone lo hanno seguito a serio, fatemi sapere cosa ne avete pensato, le vostre considerazioni, o magari se avete percepito qualche messaggio in più che a me è sfuggito, fatemelo sapere con un commento, e sarò felice, ecco, di sentire le vostre opinioni e i vostri commenti. Qui da Peter è tutto, e al prossimo video. Ciao ragazzi! Barbra Streisand.